Amici telespettatori di Teleonda, ben ritrovati e benvenuti all'ennesimo appuntamento con la cucina gallipolina. Intanto dobbiamo una precisione: la ricetta che io ho dato alla fine della scorsa puntata ovviamente era uno scherzo, perché chiaramente non si possono riempire i chicchi di lenticchie con le siringhe da insulina. Era solo uno scherzo che è nato sul lavoro, va bene, comunque lasciamo perdere. Allora, intanto salutiamo Ivana, salutiamo e in questo nuovo appuntamento, Ivana, che cosa dobbiamo preparare? Quindi facciamo il sartù di riso con i peperoni, con la peperonata. Con la peperonata, ma vedo anche dentro le polpette. È un piatto gallipolino, questo che si faceva normalmente col sugo, con un po' di mortadella, di formaggio, no? Quindi aggiustato come... Però come... questo io ho aggiunto la peperonata fatta poi con le polpettine, quindi le polpettine cotte nella peperonata. Quindi che io ho già preparato per questione di tempo. Vabbè, come si prepara? Diciamo intanto come si prepara. Esatto, la peperonata si può preparare in diversi modi, cioè o con la cipolla o con l'aglio. Io sapete, come ben sapete... Ormai penso che i nostri telespettatori hanno appurato, non mangio la e sanno che io e te non mangiamo la cipolla. Quindi la cipolla la uso proprio nei casi indispensabili. Quindi la peperonata la faccio con l'aglio, quindi un po' di aglio e olio, poi si mettono i peperoni, dopo che si è scaldato un pochino l'olio, no? Si mettono i peperoni e si fanno rosolare. Poi dopo che si sono rosolati per bene, si mette il pomodoro, un po' di prezzemolo, un po' di basilico, sale e si finisce la cottura. E prezzemolo se ne mette? Prezzemolo. Perché vedo che qui non manca mai, no? Tu hai addirittura... Te lo cresci in casa il prezzemolo. Logico. Poi le vedremo le piante. Ecco perché spiegate l'alburi del Berdusino. Cacci devi ricattare tanto nei menzivi. No, quelle mica me le ho rubate quelle lì. Quelle non è che le ho rubate io, le ho comprate lo stesso. lo so. E quello che non mi spiego, io sempre domande da fare, come mai viene fuori tutta quest'acqua? No, se si cioè solitamente i peperoni. Solitamente quando faccio la peperonata la faccio a fuoco bello vivo in modo da non far uscire l'acqua, no? Esatto. Però in questo caso mi serve un po' di liquido, un po' di sughetto per condire, per poi condire il riso, no? Se no viene più asciutta. Quindi la faccio a fuoco un po' più basso in modo che i peperoni tirino fuori un pochino d'acqua, quindi un po' di sughetto per condire. Poi in quei peperoni si mettono le polpettine, già le polpettine fatte normalmente a crudo, e si fanno cuocere. Questo qui potrebbe essere anche fatto con le polpette un pochino più grosse, un buon secondo. Ma anche un primo, se vogliamo. Vabbè, che intingesi il pane dentro, Un secondo piatto, no? Un secondo piatto, cioè fatto più asciutto, logicamente, certo, certo. No? Quindi, cosa ci vuole? Un pochino di formaggio, un po' di formaggio. Qualche uovo, no? Un uovo. Ma bisogna fare uno strato praticamente come secondo. Si fa quindi con la pasta al forno, diciamo. Quindi il riso vogliamo. Pure l'ho già lessato, quindi è già pronto, lessato. Quindi passiamo alla preparazione. Quindi prendiamo la peperonata e la mettiamo dentro, no? Quindi con tutto il sughetto. Non tutta, ne mettiamo un pochino. Un pochino in modo da amalgamare il riso. Per condire il riso. Per condire. Quindi mettiamo soprattutto la parte liquida. Liquida, sì. Quindi mamma, condiamo. Che profumo. Condiamo e mettiamo ancora un po'. Credevo che si usasse tutte per uno strato. Queste poi ne lasciamo un po' per fare uno strato. Va bene, ecco. Allora giriamola. Poi mettiamo un po' di formaggio. Per formaggio sempre solito discorso, toscanello, toscanello, parmigiano, quindi se uno mette a seconda di quello qualche gusto. Che gusta. Io metto sempre un poco di sardo. Un pizzico di sardo in modo da insaporire un pochino. Non molto, già perché si magari sente qua un fiezzo a seconda dello e fiezzo poi magari sendone. Metto un pochino anche di sugo perché per colorare, perché questi peperoni ho messo stamattina i pomodori freschi e questo è sugo normale praticamente, sugo normale. Poi mettiamo questa quantità che potrebbe essere un 350 grammi di riso, questo è 350 grammi di riso. Metto due uova, due uova intere, perché servono poi a ad amalgamare, cioè no, servono a rassodare poi, no? Quando, in modo che quando si tira fuori lo spicco di riso cotto, no? Quindi si mantiene, no? Certo, con certo. Allora
Serve da collante. Da collante, diciamo. Esatto. Da collante. Non mi veniva. Intanto mi viene. Sì. Sai che mi è arrivata un'email, Ivana? Mi ha detto, volevo, un amico, Roberto si chiama, non faccio il cognome, non dico il cognome per privacy sempre, che mi ha detto, anzi mi ha scritto tramite Facebook, mi ha scritto, vorrei invitarti a casa mia, ma ha detto, ma non mi conviene a quanto mangi, frate mio, dice, meglio te cazzo ne cutte vestene. Non è vero, non è vero, non, io non mangio, anzi oggi non ho mangiato, quindi adesso io mangerò. Non hai mangiato? No, 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 ho mangiato pochi, zucchina solamente, cucuzza ho mangiato, senza niente. Vabbè, caro mangiare qua, no? Allora, quindi l'impasto averlo... è pronto. Amalgamato. No, quindi amalgamato tutto, si mette metà, no? Se ne mette nel, si mette nella teglia. Nella teglia, metà quantità. Adesso bisogna fare praticamente la base strato, e poi. Forse è stato grande la teglia. E vabbè, dai. Vabbè, mo vediamo. Facciamo uno strato sottile. Ne facciamo uno sottile. Io, già è da mangiare così, Ivana. Sì, già sarebbe da mangiare. Il riso deve essere cotto al dente. Al dente, perché poi terminerà la cottura durante. Sì, perché sennò poi si scuoce. Nel forno. È da preferire il riso, quello giallo, il riso parboiled, no? Quindi come? Parboiled, sta scritto, non so come si legge, perché mamma io. Mamma mia, fammi dire io ci faccio. Cioè un riso trattato in modo che mantenga la cottura, che non scuoce. Quindi allora, una volta fatto il letto, si mette la, il resto. La peperonata con le polpettine che è rimasta, no? Si mette in mezzo. Io forse non l'ho mangiato mai da te, Ivana, questo. Sì, come non l'hai sì, mangiato? Sì, l'abbiamo mangiato, non ricordo, però penso lo che deve facciamo essere sempre d'estate. Sì, non me lo ricordo proprio. Siccome a me piacciono i peperoni, piacciono le polpette, ecco, magari d'estate noi stiamo qua, quindi raramente, però te l'ho sempre conservato. Sì. Sai che non ti inganno, no? Ci mi perdi me, sapevi, come facevi? Ci mi perdi me, no? Beh, no, all'Anversa. No, noi facciamo che all'Anversa, va voi, ci sai, ci me, anche delle spettatori ci mi perdono i me, ci sai, ci perdono, va. Lasciamo perdere, non tocchiamo, giudavo voglio. No, chiaramente stiamo scherzando. Vabbè, allora guarda, abbiamo fatto. Quindi, stai allargando le cerco polpette, di distribuirle, certo, in modo, no? Bene. Poi mettiamo. Come se questo fosse. Questo che poco. Cos'è? Diciamo che cos'è? Questo, no? È un po' di mortadella e un po' di formaggio. Formaggio, formaggio, questo è un tipo soresina. Tipo soresina. Poi ognuno mette quello, si può mettere quello anche quelli che. Se ci sono residui di formaggio, pezzettini, no? Che restano sì, di formaggio, sì. Si possono mettere anche misto, dico provolone. Formaggio, certo, parmigiano, fette di parmigiano, quello che si sì, vuole. Soresina. Fontina, soresina. Caciocavallo, quello che vuole. Emmental, cioè quello che uno vuole. Quello che uno desidera. Quello che gradisce. E poi pezzetti. E poi ci mettiamo sti pezzetti qua. Mortadella o prosciutto, per esempio, no? Prosciutto cotto. Prosciutto cotto anche, però la mortadella è sempre più saporita. La mortadella io preferisco la mortadella. Io sempre, anche io, sempre la mortadella piuttosto che il cotto, perché per me un prosciutto cotto è insipido, insorso, come dicevano i cardiboli. Infatti io non lo mangio il prosciutto cotto. Io dico, non è che è no, per carità di Dio, quello, è quello buono, l'importante è che sia... De gustibus non disputandum est, Ivana, lo diciamo per i nostri telespettatori, i gusti non si discutono. Quello buono, poi mettiamo un pochino di formaggio. Sempre il solito formaggio. Un po' di formaggio grattugiato. Anche qua ci metti un po' di sardo o basta no, già no, l'impasto? No, basta già nell'impasto. Basta già nell'impasto. Un pochino poi... di salsa. Che è buono, Ivana, penso che è una cosa fuori dal mondo. Ecco un po' di sugo e poi copriamo con il riso. Mettiamo l'altro riso, avendo ben cura di distribuirlo bene. Distribuirlo, sì, per coprire tutto. Per coprire tutto. Poi lo strato superiore, dico, non è che è importante, certo, che sia molto alto, insomma, l'importante è quello che di sotto tutto, che copra la, certo, teglia, no? Certo. Sartù di riso, no? Viene chiamato sartù o timballo di riso. Però... sartù è una parola francese, però usata anche, però... anche da noi, perché infatti la nonna tua diceva di... sartù di riso, no? Eh. È una parola importata che noi usiamo comunque. La nonna mia lo faceva col sugo solamente, cioè metteva dentro, metteva anche l'uovo sodo. Io penso che l'uovo sodo ci sta comunque. Ci sta, però io non lo metto perché... cioè chi vuole lo può mettere, chi lo gusta. A me piace solo che poi...
comincia qualcuno a ad allontanarlo, a toglierlo, a lamentarsi, allora ho perso l'abitudine di metterlo l'uovo solo. Però quando si fanno le cose così, come tipo lasagna, tipo i cannelloni, no, i cannelloni, altre cose, bisogna comunque mettere lo strato, no? Di uovo sodo, che dà un tocco anche di... Sì, anche per esempio nei polpettoni, no? Esatto. Carne o di pesce, io prima mettevo l'uovo sodo, poi... E poi chiaramente qualcuno lo toglie, lo scalicia, e allora non l'hai messo, no? Più. E non l'ho messo più, allora poi di nuovo un pochino di formaggio. Quindi ricapitolando, si fa sta peperonata con un po' di odore, sì, ognuno, e si ma poi ognuno la fa come vuole, cioè se c'è chi la gusta con la cipolla, no? Sì. Può farla tranquillamente con la cipolla, l'unica attenzione è quella di farla a fuoco basso in modo da poter raccogliere, tirare fuori un pochino di sughetto, no? In modo che serva come... Per amalgamare il riso, per amalgamare tutto l'impasto, praticamente. E poi si mettono le polpettine e si fanno cuocere là dentro. Basta, sugo, è questo praticamente. Questo qui, sugo, salsa e olio, e addirittura preso dalle bottiglie che io ho fatto quest'estate, non è neanche cuotto. Ah, tu fai la salsa, tu? Sì. Caspita, va. Lo sapevo, ma qualche anno fa la facevi, non sapevo che continui a farla. Vabbè, non è che ne faccio molta, qualche bottiglia così. Qualche bottiglia, la fai all'occorrenza praticamente. Quando guardate, i pomodori da cuocere, e questo ho messo solo un pochino d'olio crudo e di sale. Allora, noi abbiamo finito praticamente, è questo il piatto. È pronto. Adesso dobbiamo metterlo in forno. Una ventina di minuti in forno. La puntata può finire così, è una ricetta abbastanza breve. Hai pensato? Vabbè, ora facciamo un'altra cosa. Mettiamo questo in forno. Adesso che andiamo a metterlo là dentro, facciamo un'altra cosa. Mi fai sempre le sorprese, ma non mi hai detto niente. Io mi ero preparato per il riso, adesso che dobbiamo mangiare dopo, lo diciamo, lo possiamo dire? Sì, facciamo le melanzane fritte con la pastella. Dove sta la specialità? E poi vediamo. Quelle tutte sapete le facce. Vabbè, poi vediamo. Ivana inizia a mantenere i segreti, ma noi vi sveleremo i segreti. Va bene. Allora, Ivana, prendi la teglia così andiamo ad infornarla. Andiamo a infornare. Veniamo allora per la solita strada che ci porta direttamente al forno. Così lo mettiamo in forno. Quanto ha detto che ci vuole per la cottura? Una ventina di minuti. Anche perché il riso è già cotto, quindi. Il tempo che si fondano il formaggio, no? Che si amalgamino. Poi farà lo strato come sempre, no? Come tutte le cose al forno, si formerà anche lo strato di sopra. Allora, mi dicevi di queste melanzane. Quindi prepariamo, abbiamo detto con la pastella, no? Fritte con la pastella. Mettiamo quindi fiore di farina. Fiore, un pochino di sale. Un po' di sale. Poi olio. Un goccino di olio. E acqua. Io frigo, no? No, te non frici perché non è cosa per te. Come? C'ho il grembiule, sennò come faccio me sporco così? Non può essere? Non mi faccio più. No, è complicato oggi. Capirai. Allora faccio imbuluta e mangiare dentro la pastella. Va bene. Ecco, sennò che devo fare? Va, niente, si faccio. Guardi, no? Vabbè, guardo. E impari. Ma io ho già imparato. Alzati allerta, sai questo detto no, lo conosci? Non lo conosco, impare. Quando, cioè zadu bellerta. Praticamente la sarta, quando tagliava i vestiti, no? Alle discepole. Discepole, no? Alle apprendiste che avevano. Diceva zadu bellerta, praticamente stavano sedute che lavoravano. E perché si dovevano alzare l'erta? Per guardare, no? Perché sedute non vedevano, si dovevano mettere tutte intorno al tavolo. Ho capito. A guardare, a vedere come faceva la maestra. Questo è meglio con la forchetta. Vabbè, dai. Sa spattire praticamente. Quindi la pastella spattuta. Bisogna allungarla. Viene una pasta abbastanza elastica anche questa, no? No, deve essere morbida. No, questa, all'inizio no? Perché, è abbastanza elastica, è logico, poi bisogna no? Che sia morbida. Quindi questa va lavorata bene perché deve incamerare aria per diventare poi croccante, no? Bene. Si frigge. Io non ho capito ancora dove sta la specialità, la lasciamo per ultimo? Mo lo vedi, mo.
che dicevo, come dicevo prima, è facile a fare le arancione con la pastella fritta, non è canciole mutui, va. La particolarità bisogna vedere qual è. Vedremo. E comunque si faceva a Gallipoli, si fa a Gallipoli, questa è una cosa gallipolina? Cioè sì, sì, sono cose gallipoline che... Cioè gli ingredienti perlomeno sono gallipolini, non so se li faceva qualcun altro, però... Però comunque penso che qualunque cosa stai facendo tu è buona, quindi penso che anche queste saranno buonissime. E queste le potrò mangiare caute, fritte e mangiate praticamente. Ma questo è logico, la frittura, la frittura va mangiata fritta e mangiata. Come quando si dice, no? Friggendo mangiando, cioè una cosa bisogna... Farla subito, lo stesso le pittole, no? Cioè, questa è la stessa pastella che serve per fare le pittole, poi, no? Le pittole spattute. Le pittole spattute come si fanno? Che si mette dentro? Le pittole spattute? Il calamari, la seccia, sì, quali, no? La seppia, le cozze, i fiori di rape. Oppure? La minocia. La pizzaiola. La pizzaiola. Allora noi mettiamo, vedi qua. Ah, ecco. Cioè io l'ho preparato già, pomodori, olive snocciolate a pezzetti, capperi, prezzemolo e un po' di origano. Volendo si potrebbe mettere anche un po' di cipolla. Ah, sì, 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 come la pizzaiola. Sottile, certo. Sottile, come la cipolla. E beh, questa praticamente verrà messa nell'impasto. Questa la mettiamo qua dentro. Ah. Ecco. E con questo poi si paneranno le melanzane. Poi qua dentro noi mettiamo le melanzane. Mamma mia, che splendore, Ivana, che spettacolo. Quindi si friggono le melanzane con questa pastella, che è venuta con il pomodoro, l'acqua dei pomodori l'ha fatta fare un pochino liquida, vediamo, mettiamo poco altro di farina. Di farina. Ah, ma pensate, oh. Questa non la conoscevo, ma devo essere onesto, questa non la conoscevo. Ecco qua. Adesso è buona? Sì. Ah, tu hai messo già l'olio. L'olio a friggere. Deve essere bollente l'olio, no? Chiaramente. L'olio a scaldare. Scaldare, sì. Sì. Ecco. Allora, praticamente quasi si involute e cose. Le faccio io, però ho detto, no? Le melanzane. Dobbiamo prendere le melanzane. Le melanzane che io ho già fatto precedentemente, no? Ho messo con un pochino di sale, prima di tutto per far togliere l'acqua amara, no? E poi per ma si immergono direttamente una volta per farle insaporire, no? Sì, voglio dire, Ivana, adesso man mano che le metteremo verranno messe, sì, subito nella messe padella, nella padella, sì. Ah. Cioè si mettono, allora davvero non posso fare niente, Ivana. No, perché poi bisogna cercare di prendere, no? Con allora cominciamo a mettere le melanzane. Le melanzane. Mm. Quindi le facciamo scolare bene. Sì, i melanzane caccine acqua, guardate, vedi? Veramente ciuline carcate, no? Come si suol dire, però. Sì, insomma. Va bene, però dico, queste quando si fanno sott'olio, ma quando fai questo è giusto per togliere un pochino di acqua. Di acqua. Amara. Mm. Ecco, vediamo se l'olio è. Vabbè, praticamente non posso fare niente, ho già visto già. No, ancora no. Sì, sì. Sì, si può? Poco altro. Tu con le mani poi le prenderai, Ivana? No, come con le mani? Come? Ah, con la pinza, con la pinza. Sì. Ah. No, io faccio le domande. Con le mani l'olio bollente? No, da qua dentro, a versare dentro, da qua dicevo. Dentro, sì. No, chiaramente. È ovvio, Ivana, scusa, non ti potevo dire che metti le mani nell'olio bollente. Sì, ecco, ma in sai questo perché con le mani? Perché cerco di prendere un pochino un po' di impasto, no? Sì, ecco. 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 Che spettacolo! Questi sono, mo ci vuole, i sapori mediterranei, noi sempre puntiamo il dito, mettiamo, li nominiamo sempre, no? Nelle nostre ricette ci sono sempre queste cose, i prodotti mediterranei, appunto, del mare e della terra. Questa volta sono del mare. Allora adesso bisogna. Allora, Ivana, le posso assistere io almeno? Va mi bene, dici quando sono pronte? Mi raccomando, moglie, le tiri fuori, scolale prima nella padella e poi le metti là dentro, non imbrattare tutto. No, non te la sporco. Hai ammesso che sporco la cucina, utensivo la cucina, lascia qui io dopo, non c'è problema. Io una fiata la giù sciacquata non a casa. Non si imbrattano le cose, non è che poi sciacquo io ci No, significa. Voglio dire, no, pure che io l'ansivo. Devi imparare a fare le cose a bene. A casa mia già sciacquata la cucina. Mi mettevo quando le passavo panno la saveriche. Come devi ho fatto? Imparare a farle bene le ma cose, va. Girale. Le giro, vediamo, aspetta.
Ecco. Forse conviene. No, stanno cuocendo. Stanno cuocendo. Io però... non le voglio mettere al fornello più grosso perché sennò poi si bruciacchiano. Ecco, questa e questa. Ecco fatto. Bene. Che profumo, Ivana? Che profumo! Questo lo vedi male. Signori miei, fra l'uriso e questo, oggi torna ande quattro, va, me quattro. Oggi me quattro, va lo stesso. Stavolta due cose mangio, le marangiane e le cose. Senti, mettiamolo al fornello più grande. Le mettiamo al fornello, allora, allora sposta, vai, vai, vai. Mi sposto io. Accendiamo questo meglio. Che si cuociono prima? Eh sì, perché mi sta sembrando troppo lento. Se l'olio non è bello caldo. E allora non posso più fare niente, ho capito, va? Perché? Vabbè, vedila tu, dai. Ormai è destino oggi che non devo fare niente. Allora, vediamo. Eh sì, perché se è lento poi si raggiungono, no? Anche nel, no, lento. Se... assorbono troppo olio, no? Ah, ecco. Sì. Vabbè, magari le seconde verranno meglio, va? Perché l'uglio è più forte. No, era caldo l'olio, però così viene, viene meglio. Ma per il riso bisogna sorvegliarlo o non c'è bisogno? No, no, no. Che ora era? Non abbiamo visto l'orario, quanto era? Andiamo controlliamo. Vabbè, più o meno, sì. Beh, poi lo spiavo, ma adesso è presto ancora. È presto. Non l'abbiamo messo. Quindi immaginiamo, se le mangiane fritte con la pastella normale sono buone, immaginiamoci con questi odori, con le olive, con i pomodori, con i capperi. Sono eccezionali. Saranno buonissime. Quindi, sono più gustose, no? Più gustose, logicamente. Infatti. Se poi a chi piace la cipolla, no? Mette pure la cipolla, quindi ancora sono ancora più. Infatti. Più gustose, più buone. Le dobbiamo friggere tutte, no? Ne facciamo torce e cotte, no? Ne facciamo un poco, sì. Poi le friggiamo dopo. Quella è buona per esempio. Adesso sì, ci siamo, Ivana. Sì, adesso vedi se sono colorate, se sono. Sì. Sono diventate belle croccanti. Sì, eccole. Ecco qua. Conviene mettere qualcosa per un tovagliolo sopra per. No, no, cioè lo metto io qua dentro perché così scola proprio l'olio. Lo metto su questa retina perché l'olio così se ne scola. Oh. Vabbè, non le assaggio adesso, va, perché è meglio di no, alla fine assaggiare. Con la mano tutto. Sinistra. Taggio uscire io dal retto, te non mi criti, va. Io sono un verso. Se no, se uso la mano destra non copro la telecamera. Certo. Vabbè, e questo è fatto. Adesso lasciamo quella, facciamone altre. Prendi le. Aspetta le che le prendo. Eccole qua. Ecco, le mettiamo qua sopra. Qua perché. Ecco, benissimo. Sotto ce n'era un altro. Ecco, adesso vedi l'olio è proprio forte. Sì, adesso si vede proprio che l'olio è abbastanza forte. Buonissime, penso che sono eccezionali. E la prossima volta hai pensato, Ivano, no ancora? No, non hai pensato ancora. Vabbè, dammi qua. Lascia qua. Allora, sì. Allora, intanto facciamo così Emanuele può dare una bella inquadrata a queste deliziose melanzane. Ecco, io le apro così in modo che si vedano. Ecco fatto. Guardate. Oh. Queste si stanno cuocendo prima, perché l'olio è più forte. Sì, queste cuociono, cioè la cosa è più forte, solo che qua dietro va il forno. Inizia già a fare caldo, già abbiamo messo le maniche corte, come se dice a Cardipoli, i bucchini, mo cacciato. No, a Cardipoli così si dice, cacciato i bucchini. E quindi... Tra il forno acceso qua dietro. E ormai fa caldo, Ivana, siamo arrivati. Purtroppo, come diceva il frio, non ci sono più le mezze stagioni. Purtroppo la cucina è un angolo per una persona qua. Sì, vedo. Non ci sono più le mezze stagioni, si passa direttamente dall'inverno all'estate. Non c'è la primavera, anzi quest'anno l'autunno l'abbiamo avuto, Ivana. Da giubbotto trapuntato.
Da giubbotto te l'ha puntato, alle maniche corte. Ma lo prendi sole. C'è gente ormai che sta facendo i bagni, già. Ormai già stanno facendo i bagni. Beati loro. Ma facciamo un'altra cotta? Un'altra cotta. Beati loro che stanno facendo i bagni, io non so se potrò iniziare i bagni. Ecco, questa è buona. Quelli sono pronti. Le metto fuori io, Ivana? No, ci vuole un altro poco. Che le melanzane tirano poi fuori l'acqua, no? E quindi ci vuole un po' di tempo per farle friggere. Possiamo vedere il riso anche, no? Spiamo il riso intanto, sì, così vediamo come. Che poi non deve stare molto, sennò si asciuga troppo. Però no, un altro pochino ci vuole, Un altro pochino. Poco poco alto. Vabbè, oggi anche questo. Ormai i nostri telespettatori aspettano l'appuntamento ogni sabato, Ivana, è imperdibile per tantissima gente, non solo gallipolina, che Oggi mia sorella ha incontrato una collega di Tullio, della scuola di Tullio, E ha detto che mi vede, che vede sempre. Ma io insisto e dico, sei una celebrità. Vede la trasmissione. Però Ivana, ricordati, se non mi tratti bene, io ti ho creata e io ti distruggo. No. Ricordati, se non mi tratti bene. Non mi fai fare niente, è chiaro che io devo trovarmi un'altra cuoca. Scusate che uso la mano destra, però con la sinistra non... Mi devo trovare un'altra cuoca, Ivana, perché tu non mi fai fare niente. Provatela. Provala un'altra cuoca. No, beh, come faccio senza Ivana, come faccio? Come senza Alberto, come faccio io? Ma poi trovatela un'altra cuoca per tutto il resto, poi, non solamente per le trasmissioni. Ah, quando mi campi praticamente. E dovete sapere, no questo lo diciamo Ivana, io sono, quanti anni? Abbiamo detto va 31 anni, no più o meno, fra fidanzamento e matrimonio, 31 anni. Io ogni domenica e ogni festa comandata mangiamo alla zia Ivana, quindi pensate di quanto ho già sparagnato io, cristiani miei, a 31 anni, no? Mangio ogni domenica, ogni festa a casa accanita. Cosa dici quando finisci di mangiare ogni volta? E quando finisco di mangiare a casa di altri, io dico ringraziamo Dio, facci sotto a per terra, ho mangiato franchi puruoci e va su terra. Così faccio, almeno va, così sparagniamo, no, sennò a casa come va a fare? Pur senza i debiti. No, debiti, per carità, è un mutuo, no? Come tutti, come tutte le persone. Vabbè, allora. Questa, spero che questa ai telespettatori, ai nostri telespettatori sia piaciuta, rimasto, lo ringraziamo di farci sotto per terra, pure oggi mi ho mangiato tanto. Vedete, Ivana fa in modo che capitino sopra, capiti un po' sopra un po' di impasto, di olive, di capperi, sì, di pomodoro. Ecco. Ah, pure questo è bellissimo come piatto, guardate, forse sistemate anche come l'altra volta, no? Che l'abbiamo messe così per farle scolare, no? Sì. Ecco, bene. Siamo dritte così scolano. Così scolano. Ah, le stai mettendo proprio impizzate praticamente, sì. Così scolano. Ecco. Facciamo questa corta e poi basta. Sì, no? penso che anche perché tutte non le mangerò, Ivana. Ah, sì. No, perché si friggono subito. Solamente a te pensi. Tanto non le mangerò. No, ma il problema è che quelle bisogna mangiarle subito. Stiamo cucinando, se no le facciamo per far vedere ai telespettatori alcuni pasti come si fanno. Vabbè. Non mangi te. Vabbè, ma io ho detto, siccome bisogna mangiarle calde, bisogna mangiarle, non ne puoi fare molto, perché sennò pure stasera la ciunchene. E se volesse mangiarle quindi... qualcun altro che sta di là. Poi vi è dato? Ah sì, abbiamo un ospite di là, è vero, è venuto apposta per assaggiare le ricette della zia Ivana. Però mi raccomando, cari telespettatori, non venite, se no non abbiamo posto, più che altro perché la casa è grande, però non possiamo ospitare molta gente, quindi uno alla volta li possiamo ospitare se vogliono venire. Anzi, se qualcuno vuole venire durante la registrazione, noi tanto non vengono, sì. Ivana, non vengono, stai tranquilla. Comunque noi facciamo l'appello uno alla volta, concediamo un solo telespettatore alla volta. No, stiamo scherzando chiaramente, però insomma si fa giusto per riempire un po' il tempo, Ivana, sennò mentre friggi che dobbiamo dire? E il babiti c'è sempre fessalie. O come dice l'Alberto, bracocchi.
Lui aveva promesso che sarebbe venuto e invece non è venuto Alberto, hai visto? Perché vuole assaggiare i piatti della zia Ivana. Ho detto vieni, evidentemente ha da fare, sta aprendo un'attività e non può, sta proprio nel pieno della sua organizzazione lavorativa. Sta organizzando Ivana. Ti sei bruciata? Ai. Ah, fa il bicio. Prima ai bambini piccoli si baciava, te lo posso passare? Con tutti i baffi. Quando è che la dai da papà? A Natale per ci mani detto che giù fare la Madonna, allo prossimo corteo storico, allo prossimo Brasevia giù fare la Madonna, quindi regolato beh. Ecco. Dice con la barba, sì, donna basta. No, nemmeno per la Madonna, manco i cani. Però donna baffuta molto piaciuta. Quindi a Giuffare la Madonna, Giuffare, va. Allo prossimo Brasepio. Con il caldo che fa, con lo caldo che fa c'è tutta la barba. No, ma me la taglio a barba. Non capiti che acqua, a barba. Mo basta, eh? Ecco, basta. Abbiamo finito. Bene. Adesso le lasciamo asciugare. Lasciamo scolare un pochino. Scolare in modo che poi. Ma davvero? Ma con l'olio bollente. Con l'olio mi sono bruciata. Fa male, questo lo so, penso lo so pure che fa male. È buono. Il riso lo vediamo. Però sì. La zia Ivana. Sì, è pronto. È pronto? La zia Ivana previdente. Perché non sapevo quanto. Non sapeva quanto tempo ci metteva per cuocere. Ecco. Sì, si vede perché si è fatto lo strato, L'appoggio che brucia. Dicevo, no? Ecco, intanto Emanuele sta inquadrando il riso, però la zia Ivana, come quasi sempre fa, ha preparato anche un altro. Perché questo toglierlo adesso dalla teglia. Allora, la zia Ivana l'ha preparato si sfalda stamattina. Tutto. Invece deve un pochino rassodarsi, no? Ecco, vedi? Preparato prima, poco prima di... Questo l'ha preparato stamattina. No, cioè pomeriggio. Ha preparato e adesso noi dobbiamo assaggiare insieme alle melanzane. Alle melanzane. E pazienza, ma facciamo questo sacrificio. Ma io non posso stare sempre con i cristiani che appena mi vedono e dicono "Ah, t'ha ingrassato". Non è vero, non è vero. Mai sono stato così magro come in questo periodo. Ed è vero, tu lo sai, io sono stato abbastanza grosso. Prima dell'intervento pesava parecchio, poi quando mi ho operato, mi ho mazzuto. Quindi, no, e poi io non mangio. Ivana, poi io non mangio. Andiamo Ivana. Di là. Io non mangio. No, non mangia. Assaggio. Lo poggio qua e mi siedo. Ivana, però prima mi sento, sta pensando una cosa. Questi grembiuli sono fatti per le femmine. A qua mi piace molto da lì, tutti dice che chiamiamo solo, ma faccio fiata a Tina. Così con lo pietto, no? Vai buona. Ci dici? E perché io così un momento, guarda, vedi Paolo, liscio. Vabbè, dai. No, Attina ha detto questa sciopera, mo. Non può essere per moi, sì. Quindi questa è la barba, faccio Attina con la barba. Piatto. Allora, guarda, ritorniamo a fare. Che vado a prendere una paletta. Sì, rifacciamo i seri. Allora, come abbiamo visto, Ivana ha preparato oggi. Tu sar tutte riso. Ho le polpettine, la peperonata, poi ci dentro c'è mortadella, formaggio e con le polpettine, come abbiamo detto, e poi le melanzane fritte. Adesso Ivana, hai avviato la paletta, allora oggi puoi abbondare, perché ti ripeto, ho mangiato solamente cucuzza. Quindi io sapia che ne banire qua, io cioè, allora ho mangiato solamente cucuzza. E perché ho mangiato solamente? Con sparagni? No, posso mangiare qua, no? Ci hai capito? Ecco, allora. Vedete, se è un pochino intiepidito, allora si riesce a prenderlo intero così. Mentre l'altro allora, che abbiamo fatto facciamo adesso... Facciamo così, lo assaggiamo di lato, guarda, così, dal lato, così lo mettiamo fuori in telecamera. Vediamo com'è. È eccellente, Ivana, buonissimo, eccezionale. Il sapore dei peperoni, dico... No, ma... Si sente molto anche il pecorino, è buono, proprio perché c'è quella punta di pecorino. Certo, dipende dai gusti, no? Perché se qualcuno non piace il pecorino... stavo dicendo, entrando qua, dove abbiamo cotto il riso, io non mangio, io provo. Sì, provo, quella la porzione così, proprio provare. Va bene, ma la lascio. Provare significa, no, mangi una forchettata, due, e poi basta. Te le mangi tutto. Ma come si fa a resistere davanti a queste cose? Ma io non lo so, io non potrei mai fare un programma così. Non dovrei fare un programma così perché... E allora non ne facciamo più, chiudiamo? No, e poi sciopero nazionale a Cardini su le chiudo mi va. Buono, basta. Buonissimo.
Allora, questo è il riso. Adesso facciamo un'altra cosa, prendiamo un po' di queste melanzane, togliamo la pinza perché così. No, aspetta, prendiamo con la pinza. Togliamo. Allora. Ecco, solo due, Ivana, solo due, veramente, non sto scherzando, ma. Ora tre, no? Anche tre, vabbè, c'è. Due, no? Due è brutto numero, poi, dice, no? Due cinghiere corne sul stoi, no? Vedi, no? Sono croccanti e poi squisite. Calde, no? Queste vanno mangiate squisite, proprio. Squisite, proprio con questa pastella, con tutti calde, questi odori. Sono molto più saporite, no? Rispetto a quelle fritte con la pastella solamente. Saporite a dir poco. Però con la pastella sono già buone, diciamo, no? Perché sono gustosissime, proprio. Si mangiano di gusto, perché è un gusto diciamo spettacolare, sai, vedi cose buone proprio. Vabbè. Quindi stavamo dicendo, Ivana, ancora non hai pensato a cosa fare la prossima settimana? No, poi vediamo, magari ci sentiamo e vediamo. I nostri telespettatori devono sapere che veramente. Anche perché a me le idee vengono quando mi trovo di fronte agli ingredienti, no? Quando vai a fare la spesa. Vado, diciamo, a fare la spesa, vedo qualcosa che magari mi viene l'idea. No, io vorrei dire ai nostri telespettatori. Il piatto che dobbiamo fare. Che veramente io non so quando vengo qua quello che si prepara. Che anche tu, per me è una sorpresa. No, perché manco io lo so adesso, non mi viene, non sta venendo in mente. Poi vediamo quando. Vabbè, andando in giro, se vedo qualche ingrediente particolare che mi ricordo. Vabbè, allora lasciamo. Che mi ricorda qualche lasciamo piatto, qualche estro cosa. Creativo, culinario, chiaramente. Perché tu sei nella tua branca un artista in cucina. E alle volte magari trovo del pesce particolare, no? Che magari no, e allora prendo il pesce e facciamo. Quindi ci facciamo una cosa di pesce. Se ci sono verdure, se ho a disposizione le verdure, facciamo le verdure. Questo è il periodo delle verdure, peperoni, infatti cominciano. Le melanzane, la zucchine. Quindi con le zucchine ci sono tante cose che si potrebbero fare pure. Quindi voglio dire. Possiamo fare. Vediamo, Ivana, quello che potrai fare. Io intanto finisco queste melanzane e diamo appuntamento ai nostri telespettatori, come al solito. A sabato prossimo. Arrivederci e diciamo buon appetito. A Ociotto, no? Ah, ecco, a Ociotto. Definimo Crai. No, Ociotto. 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 Arrivederci. Arrivederci.